non siete stati perfetti, c'è un po' da lavorare, però oggi contava vincere, lo avete fatto con la più tradizionale dei risultati. La perfezione non esiste, bisogna cercare di migliorare. I ragazzi hanno approcciato bene la partita, non era semplice, una partita a vincere, non abbiamo subito gol, non abbiamo subito occasioni a gol. E poi dopo che ci sono stati i momenti della partita dove abbiamo sbagliato molto tecnicamente, questo sì, però direi perché abbiamo rallentato i passaggi e giocavamo più da fermi. Senta, mister, un vecchio diventa ripetitivo, le faccio la domanda di ieri, adesso di Paredes può dirci qualcosa? È un giocatore straordinario, un giocatore forte, la società ha fatto un grande acquisto e soprattutto mi dà la possibilità a me di gestire al meglio i centrocampisti e alza la qualità tecnica della squadra. Ecco, con l'arrivo di Paredes, Locatelli sarà un po' più libero anche nella costruzione del gioco, avrà meno responsabilità. Assolutamente, però stasera già c'era Miretti che l'aiutava, è normale con Paredes, abbiamo Paredes, Locatelli, Miretti, giocatori di qualità, così come speriamo nel rientro al più breve tempo di Pogba. Mister, un gol subito in 4 partite, quanto è soddisfatto della fase difensiva in questa B? Ma sì, sono contento, stasera abbiamo subito pochi tiri da lontano. E dispiace quello che abbiamo subito con la Roma, però direi che questo fa parte del gioco. L'importante è che bisogna lavorare sulle cose che vanno migliorate. Mister, il rientro di Di Maria, Bonucci a che punto è? Insomma, per la prossima settimana il debutto di Champions League, come vi state avvicinando? Ma Bonucci sta bene, domani lavora con la squadra. Di Maria non sta ancora bene, stasera l'ho buttato. Mi sono preso un grosso rischio perché non si era mai allenato con la squadra, però in quel momento c'era bisogno di una scossa. Mister, le condizioni di Szczęsny, è uscito in barella, è preoccupato? No, escluse fratture, c'ha una distorsione, vediamo che entità. Grazie a voi.